Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Siete chiamati a servire il popolo di Dio, lo ha ricordato ai 18 accoliti e dal lettore consacrati nella Chiesa Cattedrale di San Cetteo a Pescara ieri l'Arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti. Il presule ha anche sottolineato il pericolo di voler far sfoggio della stola bianca nelle celebrazioni e ha richiamato tra l'altro il servizio ai poveri. Ne parleremo a servizio interviste. Rialimentata in serata la rete a servizio di alcune zone di Teramo capoluogo. In queste la Ruzzo Reti alle 20 di ieri sera ha comunicato che stava rientrando gradualmente nella normalità la fornitura d'acqua, che rimane invece ancora interrotta in altre zone, alcune frazioni e 18 comuni, soprattutto interni, in attesa della conclusione dei lavori di riparazione e rialimentazione della condotta principale in località Pastino di Tossiccia, dove altri smottamenti avevano provocato nuove rotture. L'ASL di Lanciano Vasto Chieti ha mobilitato le associazioni femminili per un'iniziativa di sensibilizzazione alla previsione del tumore al seno. Un impegno condiviso, racchiuso nel titolo dell'evento Lunga Vita alle Donne, promosso per richiamare l'attenzione sull'importanza dello screening mammografico. Apertura con un corteo che ha attraversato Corso Trento e Trieste, un serpentone colorato a Lanciano da decine di palloncini lasciati volare una volta raggiunta Piazza Plebiscito. Il consigliere regionale del Partito Democratico, Camillo D'Alessandro, sottosegretario della presidenza della Giunta regionale abruzzese, è stato eletto per acclamazione diretta come presidente del PD. L'elezione è avvenuta nell'assemblea del partito all'Aquila, alla quale ha partecipato il neosegretario regionale del partito, Marco Rapino, scelto nelle primarie dello scorso 1 marzo. E si svolgerà oggi, a partire dalle 16, il primo incontro tra i sindaci dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sezione Abruzzo, sul tema Expo. La convocazione è stata inoltrata dal presidente dell'ANCI Abruzzo. Il sindaco di Vasto, Luciano Napenna, a tutti i 305 comuni abruzzesi che si vedranno presso l'Aurum per stilare un programma operativo della presenza abruzzese all'Expo 2015. La riunione si tiene a Pescara perché il sindaco Alessandrini è stato indicato come referente dei comuni abruzzesi per l'ANCI. Alla riunione parteciperà anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio regionale, D'Alessandro. Agevolare i giovani professionisti a entrare nel mondo del lavoro. A questo punta l'ordine del giorno proposto dal consigliere Emilio Longhi a Pescara e approvato in Consiglio comunale con i voti anche della minoranza. Un provvedimento in continuità con quanto deciso dal Consiglio regionale con la risoluzione 15/9. L'atto invita l'amministrazione a provvedere all'aggiornamento continuo dell'elenco dei professionisti da inserire negli elenchi, dice Longhi, e a creare una sezione dedicata ai giovani professionisti, ovvero i soggetti iscritti al competente ordine o collegio per l'esercizio della professione da meno di 5 anni e o i soggetti con età inferiore a 35 anni. Stadio del Mare a Pescara danneggiato dalle mareggiate.
L'area attrezzata, costata 200.000 euro, dice l'amministrazione, realizzata dietro l'opera scultorea La nave dell'artista Pietro Cascella, distrutta ed operai al lavoro anche per liberare l'opera artistica dalla sabbia mossa dalle raffiche di vento di questi giorni. Critico con la passata amministrazione il vice sindaco Enzo Del Vecchio. Si poteva evitare di impattare il luogo con opere che potevano essere esposte a tale rischio. Il Consiglio Comunale di Pescara ha approvato un ordine del giorno sul comandante del peschereccio atlantico Idra Q della società armatrice Italfish SRL di Martinsicuro, Sandro De Simone Di Silvi, arrestato in Gambia per la presunta violazione delle dimensioni delle maglie di una rete da pesca. Impegna la risoluzione del sindaco di Pescara Marco Alessandrini e la giunta ad attivarsi presso le autorità italiane competenti per avere notizie e mettere in campo strumenti per risolvere positivamente il problema. Si è svolta in via Piemonte la commissione lavori pubblici presieduta a Pescara da Corrado Di Battista. Tema al centro della seduta in via Piemonte, l'annosa problematica legata agli allagamenti che si verificano nella strada e nelle sue perpendicolari in occasione di intense precipitazioni come quelle che si sono verificate nei giorni scorsi. Alla commissione hanno preso parte anche molti cittadini. Questa amministrazione, ha dichiarato il presidente di commissione Di Battista, si impegnerà concretamente per la risoluzione di questo problema che rappresenta un enorme disagio per i residenti che da anni combattono con allagamenti di enorme entità a Montesilvano. Oggi, lunedì 16 marzo, la Chiesa celebra la memoria di San Giuliano Martire. La direzione, la redazione, la regia di collaboratori tutti di Radio Speranza augurano buon onomastico a tutti gli ascoltatori che portano questo nome e buon compleanno a Don Maurizio di Girolamo. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo coperto con temperature da 10 a 14 gradi e venti deboli e nelle zone interne cielo coperto al mattino, pioggia nel pomeriggio fino alle prime ore della sera e di nuovo cielo coperto in serata con temperature da 9 a 10 gradi e venti deboli. Il mare è previsto mosso. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.